Ciao ragazzi, stavo montando 2-3 video per il canale quando ad un tratto nel mio sito preferito, mondo Xbox, non a caso, ho letto questa notizia. 343 Industries, Halo Infinite sarà un reboot spirituale della serie. Ma che significa? Questo articolo del caporedattore Neural mi ha davvero colpito perché se dovesse essere così, Halo Infinite, quindi chiamiamolo Halo 6 tanto per intenderci, e sarà appunto un reboot. Ma che significa spirituale? Ma prima di entrare ovviamente nel focus di questo video è necessario fare una piccola premessa, un excursus. Perché questo cambio di rotta? Perché Halo sta per diventare probabilmente un gioco open world o comunque con mappe molto grandi a livelli stile Metro Redux, che è uscito qualche settimana fa, e anche Gears. Molto semplice ragazzi, fondamentalmente la Xbox in questa generazione ha avuto un sacco di problematiche. Primo fra tutti, ovviamente, la cattiva gestione delle informazioni, dei leak e dei rumor da parte dei giornalisti, di chi è nel settore. Vi ricordate per caso che all'inizio di questa generazione, nel lontano 2013, la Xbox doveva essere venduta senza il pad e che il focus principale della console era la... come accessorio era il Kinect e non il pad, quindi volevano fare una console dove appunto sfruttare questa caratteristica del Kinect, e oggettivamente ci avevano visto lontano. Cioè è una cosa incredibile questa. Oppure il fatto che si dovesse stare sempre online per poter giocare, o il fatto che non si potevano condividere i giochi con altri amici. C'era un casino, una immondizia vera e propria, e questo ha causato un sacco di danni. Per fortuna poi Phil Spencer è tornato alla ribalta e ha portato alto e degnamente il nome della Xbox. Purtroppo la stessa sorte ha subito sul lato software, ossia dei giochi. Questa generazione di console, almeno per quanto riguarda l'Xbox, è stata carente nel settore delle esclusive, dei titoli comunque inerenti alla Xbox. Per lo più, al tempo stesso, la gente, giustamente, è un ragionamento che ho sentito molte volte, poteva dire: ok, magari Halo e Gears, però al tempo stesso hanno fatto il culo agli altri. No, non solo poche esclusive, quelle poche esclusive non propriamente all'altezza, i due grandi giochi che hanno reso mastodontica questa cacchio di software house della Microsoft, della Xbox, è... come Halo e Gears, hanno fatto due giochi, sì, buoni, ottimi, da 8,5, ma anche da 9, quindi parliamo di giochi di un certo livello, comunque, sia ben chiaro, ma dove non hanno portato nessun tipo di innovazione. Sono rimasti ancorati al passato, giochi tradizionali che ormai, volendo o non volendo, non vanno più di moda. Questo perché? Cazzo, abbiamo queste console, sfruttate degnamente questo hardware. No, è uscito Gears of War 4, il solito TPS, e spara tutto, la trama bella, i livelli ben strutturati ma lineari, da un punto A a un punto B, da un punto B a un punto C, tra i vari corridoi, le, diciamo, situazioni già pre-indirizzate, sempre le solite cose, nulla di innovativo. Lo stesso Halo 5. Ma Halo 5, oltre a essere fondamentalmente un FPS classico come i predecessori con una nuova grafica, c'è stato un grave problema: l'hype che si è creato intorno a questo titolo, un hype totalmente sbagliato insieme alla sua enorme campagna pubblicitaria. Dico io, scusate la parolaccia, porca puttana, se fate una pubblicità del genere mi aspetto un gioco incredibile, o perlomeno, visto che nella campagna pubblicitaria facevano vedere sempre questa eterna lotta tra l'agente Locke e Master Chief, appunto il risalto a questo fattore. No, non mi interessa se sto per fare spoiler, perché comunque ragazzi parliamo di un gioco di qualche anno fa, del 2015, quindi chi l'ha giocato l'ha giocato e basta. Alla fine questa, diciamo, sorta di dualismo tra il protagonista e questa sorta di antagonista, che poi vedremo se sarà un antagonista, l'agente Locke, si concretizza in un combattimento a cazzotti, a pugni, cioè peggio veramente di Bud Spencer e Terence Hill, tra i due personaggi. Un combattimento di una cutscene che dura 2 minuti contati, tutto qui. Tutto qui. Cioè uno si aspetta chissà che cosa, niente. Il nulla assoluto. Senza contare che comunque la trama ha un
diciamo, ha un risvolto alla fine davvero niente male. Ma bene, noi siamo qui per non parlare appunto di come sarà i piani futuri di Microsoft, anche perché ne sto parlando già ampiamente in altri video, ma per parlare di Halo Infinite, che probabilmente uscirà nel 2020 insieme alla nuova console di casa Microsoft, attualmente chiamata con il codice Xbox Scarlet. Ebbene, perché appunto si discosta dal numero 5, 1, 2, 3, 4, 5 e non 6? Semplice, perché stando al capo della divisione 343 Industries sarà un reboot spirituale. Ma che cosa intendiamo? Quando parliamo di reboot spirituale, quindi letteralmente successore spirituale, ci riferiamo a quei titoli che magari per mancanza di fondi o di vere e proprie licenze non potevano chiamare il titolo come una saga storica, ma ne prendevano ovviamente le caratteristiche fondamentali e lo copiavano per renderlo simile e probabilmente veniva chiamato in un altro modo. Oppure, molte volte, nell'ambito videoludico, quando usiamo questa parola reboot, ci riferiamo appunto a una serie o una saga che non ha avuto il giusto successo o semplicemente una manovra di marketing di rifare da capo, ok, quel gioco che magari non ha avuto appunto un determinato successo e riformularlo in una nuova veste grafica e con la tecnologia di quella generazione. Mi viene in mente così una cavolata, Mirror Age Catalyst, dove appunto era un reboot del vecchio Mirror Age uscito per la Xbox 360. A volte funzionano, a volte no, però è comunque una manovra che ci sta per alcuni titoli. Invece qui noi probabilmente, secondo lo stesso Neural, il caporedattore del sito, che cosa intendiamo per reboot spirituale? Ossia che probabilmente e tecnicamente sarà un sequel di Halo 5, quindi ricomincerà da dove abbiamo lasciato Halo 5, ossia dal problema, dal casino che c'è stato con Cortana, sapete com'è andata a finire, insomma, lo 5, ma sarà un reboot nelle meccaniche. Quindi, come abbiamo conosciuto Halo, il tradizionale FPS nei livelli lineari tra un punto iniziale e un punto finale verrà completamente sconvolto. Io non sono, ovviamente, non ho la sfera di cristallo, non posso prevedere il futuro, non sono un mago, non so se questa sarà un'idea giusta e se la strada che sta percorrendo la Microsoft e di conseguenza la 343 Industries è buona. Ma personalmente la formula dell'FPS classico tradizionale mi aveva stancato, mi aveva seccato. E non vedo l'ora di vedere questo Halo, dove appunto sarà sì un sequel, ma completamente stravolto nelle meccaniche. Alcuni parlano che diventerà un GDR, ma io questa la vedo difficile. Secondo me, Halo Infinite sarà sulla falsa riga di Metro Exodus, dove appunto, ho fatto anche un video a proposito di questo, da che era un FPS classico è diventato un FPS con componenti GDR. Quindi il fatto che si potessero modificare le armi, il fatto che si potesse scegliere come approcciare la missione, se in modalità stealth o comunque in modalità d'assalto, o al tempo stesso girovagare per quella mappa, per quel livello. Solitamente questi sandbox vengono anche definiti in questa maniera, anche se letteralmente sbagliato, sono questi macro livelli, queste macro aree che si suddividono in più livelli. Esempio, su Metro io sono già alla terza macro area, la prima era ambientata appunto in una zona innevata, la seconda in un deserto e la terza invece in una foresta, tanto per intenderci, e probabilmente Halo seguirà questo filone. Secondo me, se è giusto o meno, secondo me è giusto. Quindi Halo Infinite, finalmente anche loro sono riusciti a disancorarsi da questo aspetto tradizionale dell'FPS che, ahimè ragazzi, con tanta nostalgia, devo ammetterlo, non funziona più. E mi vuole dirlo perché io più sto crescendo e più non ho tempo per giocare ai videogiochi. E questo è un grande problema, perché di conseguenza, quando anche gli FPS si stanno trasformando in questi ibridi che hanno varie componenti, sono un po' open world, un po' GDR, FPS e così via, durano molto di più, cioè durano in media sulle 30 ore. E comunque vuoi non vuoi, vari, anche perché un sacco di cose da fare, sono sincero, non è facile riuscire a conciliare lo studio, la passione di fare video su YouTube per Videogiochi Italia, giocare un videogioco del genere, perché le ore sono quelle.
durante il corso della giornata. E poi abbiamo un sacco di priorità. Un conto è un ragazzo dove ancora magari, sì, per carità, non è che dico che un ragazzo che si trova al liceo o comunque alle scuole superiori non studia, no, per carità, studia ovviamente, ci mancherebbe altro, però ovviamente non ha proprio, come posso, gli impegni di un ragazzo di 25 anni, ma cazzarola, è giusto. Che dire, da una parte sono contento dall'aspetto puramente ludico, perché avremo un nuovo Halo con una nuova veste grafica, hanno cambiato anche il motore grafico, finalmente, a me il motore grafico di Halo 5 non mi è piaciuto, mentre Halo 4, mamma mia che grafica ragazzi, paurosa. Halo 5 non è stato all'altezza di questa generazione. Halo 6, speriamo che questo cambiamento possa apportare anche le giuste modifiche e rendere giustizia a uno dei giochi più belli di questo media. Forza Halo ragazzi, perché sono convinto che sarà all'altezza. Che dire, probabilmente uscirà a fine 2020 con l'uscita di Xbox Scarlett. Nient'altro ragazzi, la domanda che vi pongo oggi prima di salutarvi è questa: siete contenti di questo cambio di rotta? Siete felici che probabilmente Halo diventerà un open world? Non dico GDR perché io non ci credo, ma un open world? Scrivetelo nei commenti e rispondete in questo momento in alto a destra nel sondaggio. Ci si vede un prossimo video e vi ricordo di fare mi piace, commentare, condividere, ma soprattutto iscrivervi al canale di Videogiochi Italia e chiaramente anche al mio, il canale di Portal Games, e di attivare la campanella per non perdervi nessun video. Che dire ragazzi, ci si vede ad un prossimo video. Ciao a tutti!